Ti spazzo in due, episodio 7. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, sciocari. Benvenuti e bentornati alla nuovissima reaction di Ti spazzo in due, episodio 7. Oh, bravi, bravi, bravi che continuate a guardare sti miei video. Iniziamo subitissimo questa nuovissima reaction, anche perché tra poco, tra qualche altra puntata, inizieremo la seconda stagione che è iniziata qualche giorno fa. Non vedo proprio l'ora. Ok, prima di iniziare ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like, commentare, fare tutte le cose che dovete fare sempre. Lo sapete già, lo dico sempre, ma fatelo, dai. Quindi iniziamo subito con questa nuovissima reaction e poi scrivete nei commenti se anche voi avete una casa così tutta accosata. Porca, iniziamo subito, va dai. Sono Melissa, 14 anni e vivo con mio papà Maurizio e mio fratello Alessandro. La nostra madre non c'è più da un po' di anni. La nostra casa è molto sporca. Benvenuta Melissa, Alessandro e il papone. Vabbè, iniziamo subito con le belle notizie, diciamo. È molto sporca, una pulita? Comunque c'è il calcare nella doccia, nel bagno, un po' dappertutto. Io ho ancora tanto da imparare e soprattutto loro non fanno niente. Questa sembra la solita scusa, io c'ho da imparare, non lo so, ma vabbè, poi dici allora non lo fa, ma tu invece E proprio per questo ho pensato di chiamare le Paglionico per ripulire tutta la casa e soprattutto insegnare a loro due a tenere in ordine. Certo, deve insegnare lei a tenere in ordine. Però vabbè, probabilmente lei è ordinatissima, probabilmente la sua stanza sarà super ordinata, sicuramente, perché c'è... Ciao Melissa! Era ora che arrivavi! Quanto sì. Entusiasmo, mi devo preoccupare! Un pochettino! Bella questa casa! Me la fai vedere? Certo, vieni grazie. Con me. No, che è così davanti a tutti? No, ma forse ho capito male io. Forse sto capendo male io. Andiamo a vedere la casa. La cappa appiccica. L'avevi mai aperta tu, Melissa? No, non sapevo proprio neanche dell'esistenza. Ah, è facilissimo comunque, sono dei gancini, si sganciano le... Ok, non sapevo l'esistenza che si poteva aprire. Buongiorno. Melissa, ma anche di ragnatele ce ne sono parecchie. Lo so, è che lassù non so proprio come arrivarci. Una scala, una sedia, uno sgabello, una corda, un qualcosa. Qualcosa che ti solleva da su, tuo fratello che ti alza. Questa immagino che è la tua cameretta. Vedi, lei è ordinatissima, quindi la doccia incrostatissima. Il vetro della doccia è talmente pieno di calcare che sembra un vetro sabbiato. E quella è fatta apposta, mo ti devo contraddire, quella è fatta apposta, così c'hanno l'effetto sabbiato fatto così, homemade diciamo. Cioè, guarda qui, anche questi angoli sono muffa. Come sappiamo, il bagno è la stanza della libertà. Dopo una giornata di lavoro, la prima cosa che uno fa è... fare un bel cagatone! Beh sì, un bel cagatone, una doccia, una conca. Questo è il regno di mio fratello, come puoi vedere, e dovrebbe metterlo a posto lui. Cioè proprio la palestra in casa. Abbiamo visto prima che se fa i pesi, che non mica può mettere a posto. Ha fatto i pesi, è stanco. Ma che cos'è questo posto? Cosa fate qui? Questo doveva essere una sala hobby ed è diventato un magazzino. Ah, proprio
più che magazzino, io oserei dire una discarica, cioè proprio la discarica personale dentro casa, diciamo. Ok, qui bisogna cambiare la prima cosa le abitudini. Dovete proprio aiutare Melissa a sistemare tutto, a prendervi cura della casa, di questo spazio. Di voi stessi, però bisogna dire che questa è una delle case più meglio tenute rispetto a quelle che abbiamo visto l'altra volta. L'altra volta proprio pittate i muri. Questa volta voglio salvare mamma dalla cucina, pertanto, mami, ti vai a fare la taverna, ok? Va bene, grazie a San Nicolò che per una volta non faccio la cucina. Io non ne sarei così tanto felice. Ma poi c'era il detersivo, quindi adesso continuiamo a far schiuma. Quella è la tecnica, quella è una tecnica, quelle ci buttano il detersivo in un angolo, così quello invade tutta la stanza e profuma tutta, è una tecnica particolare. Mi manca l'aria. Ma perché tu mi hai scaricato giù, che mi lamento sempre della cucina, ma era meglio la cucina che qua, perché non c'è aria qua, non c'è niente. Te ne sei accorta, tac, hai visto? Era meglio la cucina per stavolta, eh? Vabbè, quindi niente, è andata così. Un bel magazzino da sgomberare. Andiamo. Prendiamo e mettiamo tutto qua fuori, ok? Va bene. Okay. Va bene. Io inizio da qui. Opla. Voleva l'aria, volevi l'aria che non respiravi, tu ti piace l'aria aperta e mostri se sgomberi il magazzino, detta anche discarica, la discarica. Vai. Va bene tutto, ma questo è pesante. Il problema è dove la mettiamo, che c'ho la macchina. Sì, ma anche pesante, è complicato. Se... vede, te stava rispondendo male, te stava... la butti nel giardino, tanto. Questo classificato i pop di coppie è una ballerina che fa questo movimento così. Vediamo se ci riesco. Ta-da! Sta buona che stai sulla scala, ma non si sa mai dove sei. Sulla scala in alti, 2 metri, 10 metri, metà fa così. No! Tutto sta per cambiare. Muscoli da Superman, carisma da Thor e un furgone ipersonico più veloce di Flash. È arrivato Douglas, l'uomo paglionico. Douglas è arrivato, bravo, complimenti. Abbiamo un nuovo membro della squadra, Douglas, che è il marito della figlia, credo, sì. Antonella come suocera è molto sicura di sé, è molto testarda, però dai, va bene così. Fermi. Aspetta, ecco, vai. Bravo Douglas, che dà una mano a svuotare la discarica, chiamiamola così, come la discarica sarà butta tutto. Oh, ma senti come è profumato questo. Ma meno male. Oh, se una ventata di freschezza che in mezzo a tutta qua puzza di polvere, cosa ci siamo. Se gli fanno il naso proprio col detersivo così nel naso proprio. Questi in pratica gli hanno messo su un acido e hanno rovinato il rubinetto proprio. Hanno usato un prodotto troppo aggressivo, che non va bene sulla rubinetteria. Avranno messo tipo un disincrostante qua. Che boh, almeno la buona intenzione c'era, poi hanno visto che hanno fatto una cazzata, ha detto stiamo se fermi, stiamo se buoni, lasciamo sta tutto. In tua assenza ti ho svuotato il frigo. Come pulirlo in un modo naturale? Prendere una ciotolina, riempirla di acqua calda, un po' di bicarbonato, un po' di aceto di vino bianco. Oh, proprio così, cotto e mangiato, proprio così, bello. Nam, 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 nam. E quindi ha svuotato il frigo e si è fatta già a spesa pa giorno dopo, pa serata. E vabbè, ok, brava. È giusto che ora tu impari. Quindi bagniamo la paglietta, versa lo sciogli calcare sul vetro. Ora iniziamo a sfregarla. Brava, sfrega, fagli vedere come si lavora, fagli fatica. Falli fatica. E quindi se sta mo il ragazzo Ale, credo, sta bene a pulire. Rotazioni.
e vieni pian piano, vedi che vanno via tutte quelle macchioline bianche. Sì. Stiamo sciogliendo il calcare. Passa il calcare, togli il calcare. Esattamente, bravo Ale, bravo, prendilo come un esercizio di fitness e coordinamento, boh. E qui ci provi. Piselli abbiamo un po' di tutto in quel freezer. Aspettavo che si riempisse di tutti i pisellini, i cornetti, che così a fine anno facevo il minestrone. è vero, esattamente. Così con gli avanzi, giusto, esattamente, bravo, è una furbata. Aiutatemi. Sai che hai? Sei bloccata la gamba? Sì, Anto. Ma la gamba cosa? Il ginocchio? No. Si è rotta Anna. Mannaggia, si è rotta Anna. Speriamo che non è niente, speriamo. Se no, chi continua a fare la voce? Spera, dai. Avanti. Uno straccio bagnato, io l'ho dato anche sul viso per farla riprendere. Poi ho visto che anche così non ha funzionato, mi sono accorta che la cosa era seria. No, ma davvero? E chissà, dai pure due carcine e costole. Poi sì, magari vediamo che veramente... Questa è la vostra casa, pulita e profumata. Finalmente hanno pulito casa. Nel frattempo Anna è andata di corsa all'ospedale a farsi cura. Speriamo che non è niente. Dai Anna, dai. In questa taverna regnava la polvere. Oh, finalmente mo può continuare a farsi i pesi, a farsi la palestra da sola, almeno pulito, senza l'erciume, senza finalmente. C'è la tua camera. Mamma, che bella! Sperando che la tenga ancora pulita, no, ogni tanto una spazzata, una scosata. Sì, da, per favore. Sei stata bravissima anche qui. Sì, bello, tutta lusca, il bagno tutto bello brillantante, brava. Mo Alessa, tocca a te a pulire la doccia, come detto prima. Wow. Questa è la vostra sala hobby. Finalmente, via tutta qua munnezza che stava, finalmente tutto buttato, bravo, finiamo una cosa decente. In quel cesto grande trovi aceto, bicarbonato, la spugnetta abrasiva e il panno per risciacquo. Io pensavo che era una bottiglia di vino. Alcolizzato che non sei altro. No, devi da pulì. Ale, visto che sei diventato così bravo a pulire il box doccia, ti lascio il kit manutenzione, che è il tergi e il panno. Mi raccomando, come detto prima, metti la cera, togli così, metti l'acqua, abbiamo capito, e cercate di tenerla pulita sta casa. Dai, scevole un poco alla volta, non si sistema tutto. Ok, e vabbè. E niente ragazzi, abbiamo visto questa settima puntata di Ti Spazio in Due, e dove questa casa effettivamente però c'è da dire che era una delle case meglio tenute dall'ultima volta. L'ultima volta c'è stato proprio un disastro, quindi se avevano bisogno di un po' di andare più calmi e hanno preso sta casa. E vabbè, uscevole, però pure speriamo che la tengano pulita. Spero, io vorrei, sono curioso di vedere tutta sta gente che è stata aiutata dalle Paionico dopo un annetto più o meno, in che condizioni stanno, se hanno rispettato le regole, se hanno rispettato il lavoro delle Paionico. Sono proprio curioso di sapere in che condizioni stanno. Vabbè, speriamo che uscirà una cosa del genere. E niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video di venerdì, che ancora non so quale sarà, però ci vediamo venerdì. Iscrivetevi al canale. Ciao cari!